Aveva cominciato mia madre. Mio padre assisteva muto come un pesce. Un giorno ci chiamò, me e mia sorella ci diede le leggi. Sì, le leggi, così le chiamava mia madre, le leggi. Bambini, eravamo bambini. La prima legge che dovete rispettare è il silenzio. Prima di tutto dovevamo osservare questa legge in famiglia. In famiglia si deve essere tutti fedeli e sempre leali. La famiglia era come la patria. E noi eravamo come Garibaldi, dovevamo dire obbedisco. Ragazzi, eravamo ragazzi, la seconda legge è la legge del rispetto. Solo il più forte è meritevole di rispetto. Rispettando i più forti siete forti pure voi. A chi è più forte merita il rispetto. Non dovete mai spiegare niente, è impossibile. Chi merita il rispetto ha il potere. Quando trattiamo con il potere non dobbiamo sorridere. Sorridere è mancanza di rispetto, sarebbe un'indelicatezza. Ma in cielo si rispetta per amore, non per timore, disse mia sorella che aveva il coraggio di leggere qualche libro. Mio padre, che assisteva sempre muto come un pesce, dopo gli schiaffi le bruciò i libri, ma ormai era troppo tardi. Mia sorella era stata contagiata, malata, non sarebbe più guarita. Figlio mio, ora sei un uomo. Ero un uomo. Mia sorella non c'era più, si era ammazzata. La terza legge è la legge dell'onore. Ogni onore ha il suo codice e tu devi impararlo a memoria, come il credo nella messa, perché la nostra famiglia è una chiesa e in chiesa si parla soltanto quando si viene richiesti, se no si sta in silenzio. Come i pesci, pensavo io. Il silenzio era per me come l'acqua per i pesci. Non mi accorgevo della sua esistenza, ma un giorno, mentre mi facevo la barba, ho cominciato a sentire un rumore forte, fortissimo. Non sapevo da dove veniva. Ho aperto la finestra. Il rumore non smetteva mai, era sempre lo stesso. Ho alzato la radio al massimo. Niente, non sentivo la musica della radio, ma soltanto quei rumori, sempre uguali, sempre uguali. Erano i pesci che gridavano nella mia testa, all'infinito. Non ce la facevo più a sopportarli. Non potevano continuare a parlare, a gridare solo nel mio cervello. Anche qualcun altro doveva sentirli. Notte, prima di addormentarmi, mi ricordo dell'armadio che avevo davanti quando mia madre ci spiegava qualche cosa. Ma soprattutto ricordo i soprammobili. Danzano nel mio cervello come i pesci in un acquario. Una gondola, una pala di vetro con dentro il Colosseo sotto la neve, una fotografia di Padre Pio e tre scimmiette di ebano.